Ciao a tutti, benvenuti sul canale Bonsai Leads. Oggi video dedicato allo sfoltimento della chioma di un cedro del Libano. In questo momento, nel mese di settembre, è importante che la luce e l'aria riescano a penetrare nella maniera migliore nella chioma dei nostri bonsai. E quindi piccolo video dedicato a questa procedura su un tipo di pianta particolare. Noi i preliminari, come al solito, li abbiamo eseguiti, vai con la sigla e ci vediamo dopo. Eccoci qua quindi con questo video in cui andremo ad eseguire su una pianta le lavorazioni e vedremo le problematiche riguardanti il mese di settembre. Il protagonista è questo cedro del Libano, che poi vedremo bene nel dettaglio tra qualche minuto. Quindi andremo ad eseguire quelle lavorazioni che ho spiegato appunto nel video di settembre. Pulizia generale del tronco, dei rami ed eliminazione di aghi vecchi. Poi puliremo naturalmente il terreno dalle erbacce che sono cresciute durante la stagione vegetativa. Utilizzeremo il concime, in questo caso è un BioSlow di titolazione 369, quindi un concime pellettato prettamente autunnale, e poi andremo a eseguire quella potatura di sfoltimento della vegetazione che la pianta ha creato durante questa stagione vegetativa. Questa è una pianta che oramai è da qualche anno con me. Una pianta che ho rinvasato quest'anno e che quindi ho lasciato vegetare completamente durante tutta la stagione vegetativa e adesso cominciamo ad applicare alcune lavorazioni sulla pianta stessa. Quindi spero che il video possa essere interessante. Andiamo subito a lavorarci. Il protagonista di questo video è questo cedro del Libano. E come potete vedere, è una pianta già strutturata nella sua ramificazione primaria e secondaria, ha uno stile inclinato con il tronco che si muove da sinistra verso destra. È stata rinvasata questa primavera in un contenitore abbastanza profondo e alto. E naturalmente non è il suo vaso definitivo, è un vaso da coltivazione. Il terriccio utilizzato per questo tipo di essenza è un mix tra Akadama e pomice in percentuale di 70-30, quindi 70 di Akadama e 30 di pomice. La prima lavorazione che andiamo ad eseguire è quindi l'eliminazione delle erbacce che sono cresciute sul nostro terreno. Per farlo utilizziamo una semplice pinzetta come questa. L'operazione è molto molto semplice, andiamo a strappare le erbe cercando di eliminare anche di eliminare le radici fittolanti dell'erba stessa in modo tale da essere sicuri di aver eliminato completamente l'erba infestante.
quando eseguiamo questa operazione dobbiamo stare attenti a cercare di non sollevare la copertura di sfagno, naturalmente per chi la utilizzasse, perché sotto alla superficie dello sfagno possiamo incontrare delle radici superficiali che la pianta ha prodotto grazie appunto all'utilizzo dello sfagno stesso, che crea un ambiente molto favorevole, mantiene un determinato grado di umidità, ambiente favorevole alla crescita della, appunto delle radici superficiali. Quindi quando andiamo a togliere le erbacce siamo attenti a non sollevare la copertura dello sfagno stesso. La seconda operazione che andiamo ad eseguire, come dicevo, è una pulizia generale del tronco e dei rami principali della nostra pianta. Per farlo potete utilizzare diversi oggetti. In commercio esistono diverse spazzole con un differente grado di durezza delle spazzole stesse e che servono appunto per andare a pulire il tronco, i gin, gli sciari che noi magari abbiamo creato sulla nostra pianta. Per farlo io invece normalmente utilizzo degli spazzolini come questi, hanno le setole di diversa consistenza, una un po' più morbida, una un po' più dura, e lo faccio per due tipi di ragioni. La prima naturalmente è una questione economica, la seconda un po' più importante è una questione di riciclo e quindi di rispetto dell'ambiente. Riutilizzo degli spazzolini che se non avessi utilizzato per questo scopo sarebbero finiti nella pattumiera, e quindi credo che sia più importante il rispetto dell'ambiente che non l'aspetto economico. Ho messo anche dei teli protettivi perché comincerò dall'alto a pulire, in modo tale che la sporcizia e i residui magari di corteccia che si staccano vanno a finire sul telo e non dentro al terreno. L'operazione è stata eseguita e questo è ciò che è caduto dalla pianta. Adesso ci occupiamo del nebari, quindi della base di radici. Anche qui andremo a pulire e a vedere se eventualmente si staccano dei pezzetti di corteccia.
Quindi la pulizia del tronco e del nevare l'abbiamo eseguita, adesso la fase successiva è quella di applicare una potatura di sfoltimento sulla massa vegetativa che la pianta ha prodotto durante questa stagione vegetativa. Come dicevo, questa pianta è stata rinvasata all'inizio della stagione vegetativa, cioè intorno a marzo, ed è stata eseguita una potatura estiva, se non ricordo male, verso l'inizio di giugno. Ho eliminato semplicemente le cacciate più vigorose che la pianta aveva emesso durante appunto la prima fase della stagione vegetativa. Adesso la fase successiva è quella di creare spazio in modo da permettere alla luce e all'aria di penetrare per bene nella vegetazione. Ora, per eseguire questo tipo di operazione dobbiamo tenere presente due fattori molto importanti. Il primo fattore è che non si tratta di una potatura autunnale, questa verrà fatta a ottobre inoltrato. E quindi in caso eseguiste questo tipo di operazione non preoccupatevi nell'accorciare le nuove cacciate della gemma direzionale finale che mantenete sul ramo stesso, perché questa poi verrà presa in considerazione appunto quando faremo la potatura autunnale. Il secondo fattore molto importante da tenere presente è quello di, quando operiamo una potatura, qualsiasi essa sia, di mantenere un buon livello di fogliame sulla nostra pianta. Quindi adesso andiamo semplicemente a sfoltire, dove ce ne fosse necessario, una parte di vegetazione, tenendo sempre in considerazione le varie zone di vigore dell'albero. Quindi le zone più basse normalmente sono quelle con minor vigore, le zone apicali, quindi la parte alta della pianta e la parte esterna della vegetazione normalmente sono quelle più vigorose. Il consiglio è quello sempre di partire dal ramo più basso e poi a spirale salendo fino al vertice della pianta. Durante questa fase di potatura andremo a verificare che non ci siano degli aghi vecchi da togliere nella nostra vegetazione. Per eseguire questa lavorazione utilizzeremo una forbice, una tenaglia a taglio tondo per eliminare eventuali monconi residui delle potature precedenti, una tenaglia a taglio concavo e la pinzetta classica per eliminare eventuali aghi vecchi. Questo è il primo ramo che andiamo a lavorare. Come potete vedere è un ramo già impalcato con una ramificazione primaria, secondaria e terziaria. La prima cosa da fare è eliminare gli aghi vecchi, che come potete vedere vengono via molto facilmente. Andiamo a toglierli delicatamente con le pinzette. Una delle particolarità del cedro del Libano è quella di emettere normalmente tre getti, i primi due laterali e il terzo in verticale. Quindi dove non fosse necessario il terzo getto, quello verticale, lo possiamo anche eliminare. Questo ramo qui poi verrà posizionato più o meno in questa posizione con il filo, ma non c'è molto da fare. Qui in questo caso invece abbiamo questa zona che va a coprire il germoglio qui sotto e quindi possiamo sfoltirla
potete vedere che adesso c'è spazio e c'è luce per il germoglio qui sotto, se no, se avessimo mantenuto il ramo così in questione, avremmo perso il rametto qui sotto, che poi verrà posizionato un pochino più in alto per fargli acquistare vigore. Passiamo adesso alla seconda, al secondo ramo. Come potete vedere, anche questo è un ramo già impalcato. Hai messo un buon volume di vegetazione e qui possiamo andare a sfoltire qualcosa. Innanzitutto togliamo i monconi, che sono i residui delle vecchie potature. Potete vedere che c'è un vecchio moncone e questo lo andiamo a eliminare, così come qui. Innanzitutto andiamo a togliere i due monconi e in questa zona possiamo sfoltire la vegetazione andando a eliminare il germoglio alto, e come potete vedere adesso tutta la vegetazione in questa zona riceve abbastanza luce semplicemente eliminando il germoglio che cresce verso l'alto e che va a coprire. Anche qui abbiamo eliminato i due germogli che crescevano verso l'alto e quindi adesso ricevono sicuramente più luce rispetto a prima. Come dicevo prima, adesso proseguiamo a spirale su tutti i rami della nostra pianta, facendo particolare attenzione naturalmente al differente stato di vigore delle varie ramificazioni. Quindi più saliamo, più naturalmente il vigore sarà elevato. Come potete vedere, qui c'è un rametto che è cresciuto nella biforcazione dei rami, non serve, quindi non esitate a eliminarlo. Ad esempio, abbiamo 1, 2, 3, 4 linee che dipartono dallo stesso punto, provocando un ingrossamento dell'apice del ramo, e quindi qui dobbiamo andare a toglierne almeno una. E in questo caso togliamo questa. Come potete vedere, adesso il ramo è stato sfoltito abbastanza,
E poi interverremo un po' più avanti. Siamo giunti all'apice della nostra pianta e qui adesso dobbiamo sfoltire un pochino in attesa poi dell'arrivo del mese di ottobre, dove andremo ad eseguire una potatura un pochino più drastica. È importante quando andiamo ad eliminare comunque una parte di ramificazione pensare poi al lavoro successivo. Perché se è vero che poi interverremo più avanti con la potatura autunnale, però dobbiamo sempre capire poi quale ramificazione a noi serve per il nostro progetto finale e quindi. Come dico sempre, alla base di tutto ci deve essere lo studio del materiale che noi abbiamo. Questo, per esempio, potrebbe diventare il nuovo apice della pianta andando a portarlo in direzione, andando quindi a spostare questo ramo in questa posizione, ma questa è una cosa che vedremo un pochino più avanti. Il lavoro di potatura è terminato. Questo è il materiale che abbiamo eliminato dalle nostre ramificazioni. Come potete vedere, abbiamo eliminato un po' di materiale con ramificazioni, naturalmente, alcune che si erano seccate o quasi per mancanza di luce. Altre invece un po' più consistenti dove siamo andati a sfoltire quelle zone come questa, per esempio. Altre invece un po' più folte dove siamo andati a sfoltire le zone più vigorose. Il materiale ne abbiamo tolto un po', naturalmente guardando la pianta abbiamo una silhouette un pochino più in ordine. Come dicevo prima, naturalmente poi tra un mesetto, diciamo ad ottobre inoltrato, andremo ad eseguire quella che è la potatura autunnale sulle nostre piante, quindi lì sì che dovremo studiare ramo per ramo e il taglio dove andrà eseguito, tenendo in considerazione naturalmente l'ultima gemma direzionale. Perché è da lì che poi partirà il nuovo getto, la successiva primavera, e quindi dobbiamo direzionare i nostri palchi a seconda del nostro progetto. Potatura autunnale, naturalmente, che eseguiamo sulle conifere in questo, nel mese di ottobre, ottobre inoltrato, naturalmente. Per quanto riguarda invece le caducifoglie, naturalmente dobbiamo aspettare che cada il fogliame per due ragioni.
La prima è perché naturalmente con la pianta spoglia noi riusciamo a vedere, osservare meglio naturalmente la ramificazione, andando a controllare le gemme che la pianta ha prodotto e facendo appunto il discorso della gemma direzionale finale sulla nostra potatura. Inoltre, la pianta, quando c'è il cambio del colore del fogliame, significa che sta immagazzinando tutte le sostanze nutritive che le servono e quindi incomincia a immagazzinare la clorofilla, che è quella che dà il pigmento, che dà il colore verde al nostro fogliame, e quindi dobbiamo naturalmente aspettare che questo processo di immagazzinamento di queste sostanze finisca per poi poter intervenire sulle nostre piante. Adesso l'ultimo passo è quello di posizionare il concime sulle nostre piante e poi per oggi abbiamo concluso. Spero che il video possa essere stato interessante, noi comunque ci vediamo tra poco per i saluti finali e una buona giornata e un buon bonsai dal vostro Bonsai Leads. Bene, eccoci giunti alla fine del video in cui appunto abbiamo eseguito le lavorazioni del mese di settembre su una pianta, in questo caso un cedro del Libano. Abbiamo visto la pulizia del tronco, l'eliminazione degli aghi vecchi e una potatura di sfoltimento in modo da permettere il miglior passaggio di aria e luce. Spero che il video possa essere stato interessante, se è così mettete un mi piace qui sotto, se avete delle domande o vi sono sorti dei dubbi non esitate a metterli nei commenti qua sotto. Vi invito caldamente a iscrivervi al mio canale Bonsai Leads su YouTube e alla pagina Facebook Bonsai Leads. Per quanto riguarda la grossa novità di cui vi avevo parlato nei video precedenti, purtroppo per questioni tecniche e per qualche questione familiare, tutto questo slitterà verso la fine di settembre. Me ne dispiaccio, ma così è e non possiamo farci niente. Detto questo, non voglio anticiparvi niente in modo da non rovinare la sorpresa. Per oggi credo che sia tutto. Un buon bonsai e una buona giornata dal vostro Bonsai Leads. Sigla.